L'Italia concede il bis al Palasport di Lanciano e saluta l'Abruzzo battendo dopo la Croazia anche il Canada con il risultato di 3-1. Un'iniezione di fiducia importante targata sorelle Nakalor, 32 punti totali per loro, con cui chiudere il DHL Test Match Tournament 2023 e le due settimane di intenso lavoro svolte in città in vista della partenza alla volta della Turchia, dove le ragazze del CT Davide Mazzanti disputeranno ad Antalya la prima pool di Volleyball Nations League. Soddisfatto il CT Mazzanti, vero idolo delle folle al palazzetto dello sport. Sicuramente di più, perché credo che alcune situazioni le abbiamo fatte con più continuità, con più qualità, e credo che ieri siano stati vari fattori che non ci hanno permesso magari di esprimerci come mi aspettavo, però oggi nettamente meglio sotto tanti aspetti, ed era importante finire con, soprattutto al di là della vittoria, con le sensazioni giuste prima di partire per la Turchia. Strepitose le sorelle Linda e Silvia Nakalor, imbattibili al muro. Il commento di Linda. Sì, sono molto contenta della prestazione in generale della squadra e anche la mia personale ovviamente. E fare questa prestazione insieme a mia sorella, al mio fianco, è un'emozione in più ed è stato bellissimo, oltre che molto divertente. Allora, abbiamo lavorato molto in queste settimane e in questi due giorni si è visto. Dobbiamo ancora sistemare qualcosina, ma comunque stiamo andando verso la strada giusta. Lanciano e l'Abruzzo si sono presi cura di noi, perché a partire dal palazzetto hanno curato ogni dettaglio. Quando ero stato qui a febbraio il palazzetto era nettamente diverso. E poi credo che l'attenzione che ci hanno dato sia durante gli allenamenti, con la tribuna sempre piena, e poi queste due partite col palazzetto pieno, siano il segno di quanto l'Abruzzo tiene alla nazionale e di quanto si identifica in noi. La nazionale di pallavolo femminile seniores a Lanciano ha portato 1500 spettatori a sera sugli spalti del palasport della città, rimesso a nuovo per l'occasione in tempi record. Il vice sindaco Danilo Ranieri. E l'avevamo promesso che se veniva qui l'avremmo coccolato in tutti i sensi, sia tecnico che con l'affetto che gli ha dimostrato questo pubblico. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto la federazione, con notevole sforzo, con il contributo anche della regione. Faremo anche di più per riportarli qua, ma soprattutto è stata una festa vedere questo palazzetto, le persone. Io non lo ricordo mai così pieno, nemmeno nell'edizione dei Giochi del Mediterraneo. È stata veramente una partecipazione totalitaria, una passione straordinaria che ha coinvolto tutti e che hanno sentito soprattutto loro che girano tante città, tante nazioni, e che dicono, ci hanno detto che quello che hanno ricevuto qui in Abruzzo da noi questa volta non l'hanno ricevuto da nessuna parte, a livello proprio di coccole. Ci fa piacere, per noi l'abbiamo sempre detto, la cultura e lo sport sono i mezzi attraverso i quali vogliamo, nonostante le tante difficoltà, riaprire questa città, la nostra gente, a tutto l'Abruzzo.